Salve ragazze, buonasera, benvenute nel Micesso. Ciao anche a tutti i ragazzi. Allora, nuovo tutorial. Era tanto che non facevo un tutorial con voi, un mi preparo insieme a voi, un po' chiacchiericcio come quelli che piacciono a voi. Allora, ho fatto questo trucchettino semplice, semplice perché non è che devo andare in giro a fare che cosa, devo andare solamente al lavoro. Però a me mi piace essere curata anche quando vado al lavoro. Ora, a volte quando è troppo caldo, che sono fuori o okay, che non mi trucco neanche. A volte, come oggi, che ho un pochino di tempo libero, mi piace, ecco, dedicarlo al trucco, mettermi lì e intanto che chiacchiero così con voi mi trucco. Allora, ho usato i nuovi pennellini della Puro Bio, avete visto? E poi ho usato delle palettine che avevo lì di Neve Cosmetics, sempre per restare in argomento di bio, ecco, diciamo così. Va bene, io per non perdervi altro tempo vi lascio al tutorial, ma prima volevo chiedervi la cortesia di condividere il mio video, mettere like, scrivere commenti, farmi conoscere un pochino in tutti i vostri social, ecco, mi farebbe davvero tanto piacere se condividete i miei video sui vostri su Facebook, su che vi pare a voi, ecco, così almeno mi fate conoscere. Io vi mando un bacione grosso e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao belle! Allora, era un bel pezzo che non facevo un video mi preparo con voi, quindi benvenute nel Micesso e iniziamo subito. Allora, cecchino. Prepariamo tutto l'occorrente e via. Allora, io ho già passato la base con il primer, ho usato quello di Puro Bio e ora vado a mettere un po' di fondotinta. Come fondotinta volevo usare la BB cream della Puro Bio perché trovo che sia quella un pochino più leggera per quando è caldo, per l'estate. Vado a usarla con questo pennellino di Neve Cosmetics. Dallo specchio sembra che questa BB cream sia chiarissima, ma questo perché ho uno spot enorme piantato sul viso, però non è chiara. Allora, come correttore vado a usare questo qua, che è numero, oddio, non so nemmeno di che marca è, però mi trovo molto bene. Me l'ha mandato un sito con il quale collaboravo qualche tempo fa, che era Born Pretty Store, mi sembra. Non è male, è molto molto grasso, però trovo che messo per benino proprio sotto l'occhio così faccia il suo lavoro, è sfumato bene. Perché in estate questa parte qui a me mi si secca un pochino. Allora, come cipria vado a prendere questa di Vero Shea, che è quella più chiara, si chiama Beige Eclair. C'è questo spot di luce bianca, sembra che io ci abbia la faccia bianca come quella del corvo quando si trucca, Eric Draven. Però non è così, ecco, ve lo assicuro. Poi alla fine vi farò vedere la foto e vi faccio vedere che non è così. Vado a fare un po' di contouring con questo di Mulac. Questo qua. Ne basta veramente poco perché questi prodottini sono parecchio pigmentati e volevo prendermi, ora quando riscuoto dal lavoro, volevo prendermi la palette proprio per fare il contouring, perché mi piaceva tantissimo. Da questa palette che mi ha regalato la mia amica Angela della Revolution vado a prendere un po' di blush, prendo uno di questi qui più aranciati, ecco.
per quanto riguarda sembro un po' Heidi. Io ho sempre paura di fare Heidi quando mi metto Eh questi sì. sopra l'occhio. Questo è di Essence. Una matitina, questa è della Rimmel per fare le sopracciglia. Vado a prendere questa qua. Allora, tante persone mi chiedono come fa a farti le sopracciglia. Allora, io parto già da una piccola base mia, quindi seguo queste qui all'incirca e non mi stravolge tanto il viso, ecco. Se sentite questo rumore in sottofondo è perché ho acceso il ventilatore, se no qui dentro crepo, ragazze. Quindi perdonatemi. Ok, vedete, all'incirca sono come le mie, io le disegno, le sistemo un pochino, poi dopo per fissarle vado a prendere questo di Diego Della Palma, è un gel, e ce lo passo sopra, non avendo il peletto né qui né in fondo, è un po' complicata la cosa, però basta lavorarci un pochino e viene fatto bene lo Sì, ci stesso, siamo. ecco. Allora, io volevo usare queste palette della Neve Cosmetics, che sono i chiarissimi e gli intensissimi. Questi due volevo usare come palette. Allora, vediamo un po' come si può fare. Questi intensissimi, che è questo colorino qua, mi piace tantissimo. Allora, inizio con questo colore che si chiama Night Life, che è questo colore qua, questo qua. Siccome il giorno non è sera, quindi cerchiamo di fare un trucchettino leggerino, ecco, diciamoci così. Allora, dalla palette questa qua, invece, chiarissimi, vado a prendere quest'altro celestino qui, questo, che si dovrebbe chiamare Ossigeno, e lo passo sulla palpebra mobile. Qua rosa, questo qua che si chiama Favola, proprio bello. E questo lo vado a passare qui in questo. Proprio tra l'arcata sopraccigliare e la palpebra fissa, così. Sotto l'arcata sopraccigliare invece vado a prendere questo qua, che è molto chiaro e si chiama Ghiaccio. La rima interna dell'occhio. E Un superiore. pennellino Piccolino. Vedete il pennellino che vi ho fatto vedere nel video di ieri, quanto è piccolina la punta che serve per le labbra? Io la vado a usare per gli occhi e lo passo qua così. E vado a fissare la matita. E anche questa la vado a sfumare, eh. Vado a sfumare verso l'esterno. Prendere il mio piegaciglie, strumento di tortura.
Ho già fatto la recensione di questo qui. Secondo me, se uno c'ha la base buona, che c'ha, a parte con delle ciglia belle, cioè belle, anche un pochino lunghine, questo mascara è come gli altri, cioè voglio dire, uno è inutile spendi 13 euro quanto costa perché ti fanno credere lucciole per lanterne, si dice qui da noi. Cioè, io non, niente, non voglio levare niente a questo mascara, solo che sono del parere che se uno ha una base, il mascara funziona bene, altrimenti ti devi accontentare delle ciglia finte se vuoi le ciglia lunghe o delle extension alle ciglia. Io ce l'ho corte, ragazze, me le tengo corte. Un pochino meglio, però la situazione non è che cambia. Ora lo lascio asciugare e poi dopo lo ripasso con quello lì per dargli un po' di volume, perché questo si può scorciare lo scovolino, non so. Avrete già visto tutorial, è così lo scovolino. Girando questa manopolina, lo scovolino si abbassa, vedete? Si alza e si abbassa, si alza e si abbassa così. E dopo gli darò un pochino di volume così. Intanto mi vado a mettere un po' di rossettino. Allora, come rossetto volevo mettermi, ci vorrebbe un rossettino rosa. Forse è meglio nude. Metto questo qui, eh. Dei cinesini, va bene uguale, tanto l'effetto lo fa uguale. Allora ragazzi, il trucco è finito, io vi mando un bacione grosso e noi ci sentiamo al prossimo video.